Giuseppe Conte e Olivia Paladino nella bufera. Gli scatti incriminati. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato ed è ancora al centro dell'attenzione per via dell'emergenza sanitaria. Il premier è diventato in pochi mesi l'uomo del momento e non solo dal punto di vista politico, ma anche per quanto riguarda la sua vita privata. La storia d'amore con Olivia Paladino, infatti, è in grado di attrarre molto interesse, come dimostrano le cifre con cui sono pagate le loro paparazzate. Ecco di che cosa si tratta. Il premier è ormai da qualche mese nell'occhio del ciclone per via delle sue decisioni prese durante la pandemia, ma non è questo l'unico motivo per cui in questo periodo si parla molto di lui. C'è grande interesse anche attorno alla sua relazione con Olivia Paladino, di cui sono uscite di recente alcune foto. La coppia è stata ritratta durante una giornata al mare, anche se le immagini sono state piuttosto criticate, poiché sembrano quasi fatte in posa, sapendo di dover essere immortalati. L'interesse per la vita privata di Conte è stato confermato da Dagospia, che ha fatto una rivelazione veramente importante. Roberto D'Agostino ha infatti dichiarato che le paparazzate del premier insieme alla compagna Olivia valgono ben 35.000 euro, ma possono arrivare anche a 50.000, come è successo per le foto al mare, che li ritraggono molto uniti e innamorati. D'Agostino, per far capire fino a che punto sia arrivato l'interesse del gossip su Giuseppe Conte, ha spiegato che le paparazzate a Belen Rodriguez valgono meno. Le sue foto insieme ad Antinolfi, mentre si baciano, valgono infatti una cifra inferiore ai 35.000 euro. E anche se la somma dipende dal tipo di immagine e dal settimanale, le foto che ritraggono Conte e Olivia Paladino sono quelle che al momento vengono richieste di più. Al centro della polemica negli ultimi giorni è finita proprio Olivia Paladino. Il motivo è stata una sua foto che la vedeva ritratta con una borsa, che secondo molti utenti avrebbe avuto un valore di 80.000 euro. La borsa in paglia marrone apparteneva, secondo alcune persone, a un marchio di lusso e sarebbe stato proprio un regalo di Giuseppe Conte. Per questo motivo è esploso il dibattito, soprattutto per via della cifra eccessivamente alta spesa per l'accessorio, che è stata giudicata inappropriata da molti internauti. Alla fine però la polemica è finita in una bolla di sapone grazie al settimanale Chi, che ha definitivamente svelato il reale costo della borsa di Olivia. Infatti quest'ultima avrebbe acquistato la borsa in un negozio a San Felice al Circeo, pagandola 140 euro. Una cifra di gran lunga più bassa di quella ipotizzata, ma che dimostra l'interesse che sta circolando attorno alla compagna del premier Conte. Olivia viene definita elegante e molto schiva dalle persone che la conoscono bene, mentre ha 15 anni di differenza con il presidente del Consiglio. La donna ha una figlia, Eva, avuta da una precedente relazione, proprio come anche Conte ha un figlio di nome Niccolò, nato dal suo matrimonio. I due sembrano andare sempre più d'accordo e infatti si sono fatti vedere insieme in alcune occasioni pubbliche, come nel caso della prima del Cinema America. Che cosa ne pensate? Vi piacciono i due come coppia? E qual è la vostra opinione sulle cifre offerte per le foto del premier e Olivia Paladino insieme? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.